Oggi il Consiglio di Stato probabilmente dirà l'ultima parola sul destino della maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis. Avezzano è infatti uno dei comuni italiani in cui all'indomani delle elezioni amministrative dello scorso anno si è verificato il raro fenomeno della cosiddetta anatra zoppa, cioè il caso in cui un sindaco, pur eletto a maggioranza, si trova a convivere con un consiglio comunale la cui maggioranza è rappresentata da liste che invece avevano sostenuto un diverso candidato a sindaco. Con la sentenza numero 417, il TAR Abruzzo ha corretto la ripartizione dei seggi in Consiglio Comunale fatta dalla Commissione Elettorale presieduta dal Presidente del Tribunale Eugenio Forgillo, cancellando così buona parte del verbale di proclamazione degli eletti. In relazione all'assegnazione del premio di maggioranza e stabilendo l'assegnazione di 13 seggi di consigliere comunale alle liste collegate a Giovanni Di Pangrazio, sindaco uscente di centrosinistra, e 9 seggi alle liste collegate a Gabriele De Angelis. Il primo cittadino si dice sereno e conferma: se non potrò governare andremo tutti a casa. Accetterò qualsiasi sentenza da parte del Consiglio di Stato e sarà da me rispettata. Poi quello che accadrà il giorno dopo lo vedremo, ma certo non devo vivere facendo il sindaco e facendo politica, quindi i cittadini hanno voluto che De Angelis amministrasse questa città in una certa maniera, se sarà possibile continueremo, se no tutti a casa e tutti di nuovo alle elezioni. Gianluca Presutti, avvocato che difende l'ex sindaco di Avezzano Di Pangrazio, invece è convinto della bontà della sentenza del TAR. Il 51% dei cittadini di Avezzano indiscutibilmente hanno scelto la coalizione che ha appoggiato il sindaco Di Pangrazio. Secondo me, a causa di un errore tecnico dal punto del presidente della commissione elettorale, questa realtà democratica e politica non è stata rappresentata in consiglio comunale. Una volta che verrà ripristinata la legalità, credo che tutti dovranno fare i conti non soltanto con la legge, che già mi sembra un valore piuttosto rilevante, piuttosto forte, ma con la democrazia e con la politica.